Quindi abbiamo detto raggiungibilità, controllabilità, osservabilità. Allora, noi limitiamo la nostra osservazione a un sistema lineare e stazionario per motivi di semplicità di trattazione. Chiaramente voi, ecco un'altra cosa che dobbiamo fare, chiaramente noi dobbiamo, sapete, possiamo avere a che fare con sistemi lineare, stazionario, tempo continuo, che descriviamo in questo modo. Quindi l'equazione che descrive gli stati e poi l'equazione che descrive l'uscita in funzione delle variabili di stato e degli ingressi. E abbiamo anche sistemi a tempo discreto, che avanzano in modo diverso. In pratica abbiamo un'equazione tempo discreto che descrive l'avanzamento, l'evoluzione degli stati in funzione dello stato precedente dell'ingresso e poi un'equazione che descrive invece le uscite in funzione degli ingressi. Chiaramente quelli ABCD sono in generale matrici. X, Y e U sono in generale i vettori, diciamo che U è fatto da m ingressi, quindi è un vettore di dimensione m, questo è U. X sono gli stati e sono n, e Y sono le uscite e diciamo che sono L, che è per definire dimensioni una volta per tutte. Va bene? Questo si legge male. Va bene, allora per comodità, questi concetti sono chiaramente riferiti sia a sistemi tempo continuo sia a sistemi tempo discreto. Nella pratica è più comodo ricavare le definizioni e le dimostrazioni per sistemi tempo discreto. Quindi adesso ve le faccio vedere per sistemi a tempo discreto. Voi tenete presente che le stesse cose valgono anche per i sistemi a tempo continuo, anche se non lo vediamo in dettaglio. Allora, partiamo dalla raggiungibilità. Ok? Definizione di raggiungibilità. Allora, un sistema è completamente raggiungibile, o raggiungibile, ma io sottolineo completamente perché poi avremo anche una raggiungibilità parziale, se partendo da uno stato iniziale x con 0 è possibile raggiungere qualsiasi stato x con una opportuna, si dice, azione di controllo, quindi con un'opportuna se sequenza di ingressi. Azione di controllo è la sequenza di ingressi. Quindi, in pratica, se sono in grado di raggiungere qualunque stato a partire dall'origine, dall'x con 0, con una sequenza di ingressi opportuna, il sistema è raggiungibile. In pratica, io devo essere in grado, supponiamo di avere una rappresentazione bidimensionale dello spazio, quindi x è un punto, questi sono possibili punti x, io partendo da x con 0
posso arrivare nel tempo a qualunque x. Allora, la definizione di controllabilità è molto simile e nella situazione pratica spesso le due cose coincidono, cioè un sistema raggiungibile è controllabile e viceversa, ma non sono esattamente la stessa cosa, quindi non sempre coincidono. Vediamo un attimo. Un sistema è controllabile, ecco anche in questo caso completamente controllabile, se a partire da qualunque stato x esiste una opportuna azione di controllo che consente, ma usiamo il congiuntivo, che consenta di portare il sistema nello stato x con 0. Quindi è la situazione opposta. Ops. Vabbè, le linee dritte non vengono tanto dritte, devo, se questo è x con 0, partendo da un qualunque x, devo avere una sequenza di ingressi che mi consente di arrivare a x con 0. Il nome, la controllabilità è piuttosto chiaro, insieme dal punto di vista del linguaggio comune, è controllabile se in pratica io posso determinare qual è lo stato del sistema. Posso portare il sistema in tutti gli stati possibili con gli ingressi. Chiaramente ci facciamo la definizione matematica perché poi quella si riesce rigorosamente a verificare. Ok, la cosa più facile da verificare è la raggiungibilità, e la controllabilità la deriviamo dalla raggiungibilità, quindi vediamo la raggiungibilità, in che condizioni questo è vero, in che condizioni il sistema è raggiungibile. Chiaramente, essendo il sistema definito da quattro matrici, sarà una condizione su quelle quattro matrici. Allora, avanziamo con gli stati. X con 0 è uguale a x0. Vediamo un po' come evolvono, no? Quindi x con 1, per quello che abbiamo scritto, è a x0 più b di u0, no? Quindi a x0 più b di u0. X2 è A di X1 più B U di 1, ma X di 1 l'abbiamo trovato prima, quindi vedete viene A quadro di X0 più AB di U0 più B di U1, va bene? E così via, quindi voi potete immaginare, no, X3 sarà A x, con x di 2 più B U di 2 e quindi verrà uguale ad A al cubo di x di 0 più A quadro B U0 più AB U1 più B di U2. Quindi un pochino per induzione uno può dire, beh, diciamo il cappesimo x di K in generale sarà del tipo A alla K per x0 più A, qui lo facciamo come sommatoria, dunque per i che va da s, s, 1 a K di A
alla K-I per B per U di I meno 1. Direi no. Quindi se lo voglio scrivere in modo matriciale, posso scrivere così. Al punto ennesimo, facciamolo così per K uguale a N, dove N è il numero degli stati, ho x di N meno A alla N x di 0 uguale a questa sommatoria, la possiamo scrivere come prodotto matriciale, qui c'è B per dunque per I uguale a K, qui c'è B e qui c'è K uguale a N, qui c'è UN-1, U di N-1, per B, AB, qui c'è UN-2, giusto? Per A2B, qui c'è UN-3, e poi per l'ultimo termine, che è AN-1B, qui c'è U, e quindi quest'ultimo termine è per I uguale a 1, qui c'è U di 0. Ok? Questo è il sistema. Questo è il sistema che vogliamo trovare. Quindi in pratica noi che cosa diciamo? Che, allora, abbiamo detto la raggiungibilità vuol dire a partire da x con 0 siamo in grado di raggiungere qualunque x con n, x con un'opportuna azione di controllo. Questo vuol dire per ogni x esiste una sequenza di ingressi U che mi consente di raggiungerlo. Dal punto di vista della soluzione del sistema lineare vuol dire che la raggiungibilità vuol dire che questo sistema ha una soluzione. Quindi il sistema è raggiungibile, il sistema lineare è raggiungibile se questo sistema matriciale che ho rappresentato qua per ogni x ha una soluzione. D'accordo? Quindi deve esistere una soluzione per ogni x. Quindi la condizione di raggiungibilità espressa in linguaggio comune poi si traduce in una condizione di esistenza di soluzione per un sistema. Allora, diamo un'occhiata alla dimensione. Questo qua, che cos'è? È di dimensione n, giusto? Questo qua è di dimensione, anzi n, diciamo questo è n per 1, n righe è una colonna, giusto? Questo qua è di dimensione, vedete questi quanti sono? U sono gli ingressi che avevamo detto erano m, giusto? Sono m ingressi ripetuti n volte, quindi questa è di dimensione mn per 1, d'accordo? Questa matrice invece ha un numero di righe che sono gli elementi di B, che sono gli stati e sono n, per, e di nuovo questi saranno mn, perché B è di larghezza m, al numero degli ingressi, quindi questa è la matrice. Questa matrice qui è quella che si chiama matrice di raggiungibilità.
e si chiama anche R grande, spesso scritto in corsivo. Quindi, siccome ci sono n incognite, quando è che esiste una... cioè, siccome non ci sono n incognite, il sistema in generale non ha una matrice quadrata, x alla n è di ordine n, quindi esiste almeno una soluzione se il rango della matrice di raggiungibilità è n. D'accordo? Questo quello sappiamo dall'algebra lineare. Quindi se il rango della matrice di raggiungibilità è n, posso raggiungere qualunque stato in uno spazio R alla n. Quindi la condizione di raggiungibilità si riduce a una condizione di a una condizione sul rango della matrice di raggiungibilità. Guardate, nel caso particolare in cui ci sia un solo ingresso, quindi m sia uguale a 1, a quel punto la matrice di raggiungibilità è quadrata. A quel punto, solo in quel caso lì, se esiste una soluzione, quella è anche una soluzione unica, per quello che sappiamo ovviamente all'algebra lineare. Quindi, avanti. Il sistema è raggiungibile, se non metto aggettivi intendo se non metto avverbi, in questo caso qualificativi, in pratica è raggiungibile, vuol dire completamente raggiungibile, se il rango della matrice di raggiungibilità è uguale a n. Non solo, ma questo possiamo anche dire che in questo caso ogni stato può essere raggiunto in n passi. Perché se torno un attimo indietro, vedete, ho preso k uguale a n. D'accordo? Quindi non ha senso prendere, per questo ho preso k uguale a n, non ha senso prendere k maggiore di n, perché tanto se il sistema è raggiungibile bastano n passi per raggiungere qualunque stato, se il sistema non è raggiungibile, di nuovo, non aiuta il fatto di prendere più passi di n, tanto comunque non rimane raggiungibile. D'accordo? Cosa succede invece se il rango della matrice R è inferiore a n? Vuol dire semplicemente che il sistema non è raggiungibile, cioè che non tutti gli stati possono essere raggiunti. Ovviamente ci sono alcuni stati per cui esiste una soluzione, altri stati per cui la soluzione non esiste. Ovviamente dall'algebra lineare sapete come si chiama il sottospazio per cui abbiamo una soluzione. Il sottospazio che può essere effettivamente raggiunto è quello che si chiama in algebra lineare, è tanto tempo fa questo, è l'immagine della matrice raggiungibilità, perché dove la matrice di raggiungibilità proietta gli ingressi, va bene? Quindi, allora, mettiamo anche questo, se il rango di R è minore di n, di 0, non di 0, di n ho detto, il sistema è parzialmente raggiungibile, vuol dire come sempre non raggiungibile, è parzialmente raggiungibile ripeto, parzialmente raggiungibile vuol dire non raggiungibile, vuol dire è, dunque, diciamo meglio, sono raggiungibili gli stati che appartengono all'immagine di R.
velocemente possiamo vedere la controllabilità. Perché? Perché la situazione è la stessa, la matrice che abbiamo, la matrice di raggiungibilità, ci permette anche di capire la raggiungibilità. Che cos'è che conta? L'unica cosa che cambia, vedete, io vi scrivo un'altra volta la matrice, avevamo questo, d'accordo? Il sistema era questo qua, R per UN-1, U0, va bene? Allora, nel caso di controllabilità, noi partiamo da XN e dunque, no, aspettate, riprendo il disegno qua. Ho sbagliato. Allora, ecco, dunque, prendiamo questo. Sì, c'è una differenza da fare. Cioè, qui abbiamo lo stato di partenza era x con 0, lo stato di arrivo era x con n. Adesso, quando, se facciamo la controllabilità, dobbiamo partire da un x generico e avere al posto di x con n x con 0, che è lo stato di arrivo, d'accordo? Quindi ricopio il discorso, questo qui lo correggo un attimo. L'espressione era questa qui, questa era x con 0, ok, lo stato di inizio. Allora, x con 0 è un x generico e x con n deve essere l'origine, x con 0, d'accordo? Generico, e questo qui è l'origine. Questa è la cosa che cambia nella controllabilità. Quindi il sistema da risolvere diventa questo: x con 0, quindi punto di origine, meno a alla n, punto di partenza è qualunque, uguale a r per questa roba qua, per la nostra incognita. Allora, quindi questo si capisce, no? Quando è che lo stato è controllabile? Vedete, se a alla n avesse rango n, quindi se a avesse rango n, la controllabilità sarebbe esattamente uguale alla raggiungibilità, perché la soluzione la otterremmo se il rango di r fosse uguale a n. In generale, se invece a ha rango inferiore a n, quando è che esiste una soluzione? Esiste una soluzione se l'immagine di r comprende l'immagine di a. Va bene? Quindi il sistema è controllabile se l'immagine di A è compresa nell'immagine di R. Va bene, di nuovo questo da teoria sulle matrici che sappiamo, ed è semplicemente la condizione per ottenere la soluzione del caso precedente. Ora è evidente che se il sistema è osservabile, quindi l'immagine è tutto R alla N, allora è anche, no, se il sistema è raggiungibile, cioè l'immagine di R è tutto R alla N, allora è anche ovviamente controllabile, e viceversa non è vero, non è scontato. Quindi se il sistema è raggiungibile, è anche controllabile. Quindi la condizione di controllabilità è più, come dire, semplice da ottenere della condizione di raggiungibilità. Nei casi pratici il rango della matrice A è completo, è n, quindi la controllabilità e la raggiungibilità sono, nei casi pratici, sono praticamente sempre soddisfatte o non soddisfatte contemporaneamente. No? Però dal punto di vista matematico ci può essere la situazione in cui il sistema sia soltanto controllabile ma non completamente raggiungibile.
Va bene. Ripeto, è una caratteristica molto importante per un sistema il fatto di essere completamente controllabile. Un sistema ben progettato lo è completamente controllabile, perché se non fosse controllabile vuol dire che ci sarebbe uno stato del sistema in cui io non riesco, cioè a cui io non riesco ad accedere con gli ingressi. Potrebbe essere per esempio la temperatura del sistema non direttamente accessibile dagli ingressi, non direttamente modificabile con gli ingressi. Chiaramente il sistema è mal progettato. Quindi in generale è una condizione che è importante verificare, perché per un sistema che voglio controllare, perché se riesco dagli ingressi ad accedere a tutti gli stati, a modificare quindi tutti gli stati del sistema, effettivamente ho completo controllo, ho la possibilità di avere completo controllo del sistema. Quindi ripeto, ora analizzato in questo modo sembra una proprietà del sistema in sé, ma è nel modo in cui realizzo il sistema di controllo che riesco a ottenere un sistema effettivamente controllabile oppure no. Se il sistema mi viene non controllabile, è chiaro che mi conviene introdurre qualche ingresso più che agisca sul punto giusto in modo da rendere il sistema tutto controllabile. In generale quello che spesso succede è che ho bisogno di qualche ingresso in più oppure ho bisogno di qualche ingresso migliore per rendere il sistema completamente controllabile. Va bene. L'altra quantità che dovevamo verificare è l'osservabilità, che invece è un concetto diverso e ha a che vedere con le uscite. Dunque, vediamo la definizione. Allora, un sistema sempre lineare e stazionario, un sistema è osservabile, anche qui questo osservabile vuol dire completamente osservabile, se conoscendo la sequenza degli ingressi da un istante iniziale da t uguale a t0 a t uguale a tf e conoscendo le uscite da t uguale a t0 a t uguale a tf, quindi conoscendo ingressi e uscite per un intervallo di tempo ampio a piacere, siamo in grado di ricavare lo stato iniziale. Grado di ricavare lo stato di partenza x di t0. Dunque, anche questa è una proprietà importante, vogliamo cercare di essere sempre soddisfatta. Questa è una definizione in termini matematici facile da verificare, poi vedremo se si traduce di nuovo in una proprietà delle matrici che definiscono il sistema. Che cosa vuol dire in pratica che il sistema è controllabile? Che tutti gli stati del sistema hanno un effetto sulle uscite. D'accordo? Perché se conoscendo gli ingressi e conoscendo le uscite non sono in grado di sapere in che stato è partito il sistema, vuol dire che c'è un sottinsieme, quantomeno degli stati del sistema, che non sono, che non hanno effetto sulle uscite o che non sono accessibili dall'ingresso. D'accordo? E tipicamente, per esempio, sono stati che nonostante abbiano effetto sulle uscite e non siano accessibili all'ingresso, hanno effetto sul sistema, magari nel danneggiamento, nell'affidabilità, nel comportamento nel tempo, qualche altro effetto che non prendo come qualche altro parametro che non prendo come uscita. No. Per cui, di nuovo, questo è una cosa che incide nella progettazione del sistema di controllo. Probabilmente devo prendere qualche uscita in più o devo prendere qualche ingresso in più se voglio che il sistema sia completamente controllabile. Ok?
Vediamo la cosa dal punto di vista delle matrici, ragionando con un sistema a tempo discreto. Allora, ragioniamo sulle uscite. Allora, rischiamo un attimo il sistema perché ci torna comodo. Abbiamo l'equazione degli stati che dipendono dagli ingressi e l'equazione per le uscite. Va bene? Allora, guardiamo le uscite. Y di 0 è C. Allora, stavolta la nostra incognita è x di 0, no? Dobbiamo vedere se il sistema che è C permette di determinare lo stato di partenza ha una soluzione. Ok, poi y di 1 è uguale a cx di 1 più du di 1, ma cx di 1, la x di 1 lo posso ricavare da qua, è uguale a c per a per x di 0 più cbu di 0 più d per u di 1, va bene? Poi y di 2 sarà c per x di 2 più d per u di 2 e quindi al posto di x di 2 posso scrivere a di, chiamo così, a di x di 1 più cb di u di 1 più gli altri termini, cb di u di 0 più d u di 1. A questo punto però a di x di 1 lo posso esprimere in funzione di a di x di 0 e quindi qui mi viene c a quadro di x di 0 più c a b di u di 0. Dunque, ho scritto giusto qua. Vediamo un attimo, mi sembra di aver perso qualcosa. Dunque, x di 1 a di 0, aiutatemi un pochino, vedete un po' se trovate qualcosa anche voi. Dove? CB di u di 0, questo? Ok, sì. Perché questo è parte e c'era du di 2, sì, infatti non mi allora. Ok. Va bene. Allora, questo termine è il primo, giusto? Quindi qui c'è soltanto un du di 2. Ok. Allora, a questo punto, ecco, ora sì, mi torna. Quindi qui c'è cbu di 1 più du di 2. L'ho ricopiato, no? Ok, e a questo punto abbiamo capito come va a finire, no? Cioè, se guardate la prima, guardate la U di 1, poi guardate U di 2 e poi si va avanti in questo modo. Quindi in generale io avrò che Y di K, andando avanti, avrà una cosa di questo tipo. C per A alla K per X di 0 più, e qui ci sarà una sommatoria dove prendo tutti gli ingressi. Quindi per i che va da 0 a k-1 avrò c per a alla k-1 meno i per u di i per b. Bene, vedete, lo applichiamo per questo caso. K uguale a 2, avrò C per A per B per U di 0 più C per B per U di 1 e così via. Andando avanti, chiaro a cosa si riproduce esattamente negli stessi termini. Quindi quella è l'espressione che mi devo aspettare. Allora, ragioniamo un attimo. Questo e questo è noto.
le matrici ovviamente sono note, la mia incognita è l'x di 0 per la definizione di osservabilità, no? Quindi questo che cosa vuol dire? Che posso scrivere un sistema fatto così. Dove x con 0 è l'incognita, quindi la prima riga è calcolata per y di 0 e prego. Sì, manca l'ultimo pezzo, d per u di k, sta fuori della sommatoria. Ok? Sì, manca l'ultimo pezzettino. Allora, per esempio, quindi tutte queste cose le metto insieme a una matrice, la prima espressione ha quindi come termine noto y di 0 meno d di u di 0 è uguale a c di x di 0. Questa è la prima. La seconda sarà del tipo, vedete, y di 1 meno questa parte qui che è termine noto, cb di u di 0 meno d di u di 1 uguale a c per a per x di 0. E poi alla fine l'ultima, prendo l'ennesima, per k uguale n, avrò y di n, n-1 direi, per avere n elementi, n-1 uguale, allora qui devo stare attento, mi viene c per a alla n-1 è questo pezzo qui, va bene? Per x di 0, questo è x di 0. E poi c'è questo pezzo qua, quindi meno... questo è il termine noto, questo qui, no? Vedete, il termine tra parentesi con la sommatoria, meno sommatoria per i che va da 0 a n-2, questo è k uguale a n-1, di c per a alla n meno 2 meno i per u di i meno d per u di n meno 1. Beh, non si vede benissimo. Questo ho copiato l'ultimo pezzo, quindi usando un pochino il rosso, questo è per k uguale a 0. Questo è per k uguale a n-1. Questo qui, questa riga è per k uguale a 1 e così via. Rispetto al caso precedente. Va bene, quindi il termine a sinistra... Copro? Il termine a sinistra dell'uguale. Ora, questo si vede male, ma qui c'è scritto meno d per u alla k. Il termine a sinistra dell'uguale è tutto termine noto, perché quanto riguarda la definizione di osservabilità, perché io sto assumendo, io conosco tutti gli ingressi e tutte le uscite, dall'istante iniziale, cioè 0, all'istante n-1. Ok, conosco n step successivi. Qui x con 0 è l'incognita, k è la matrice. Allora, a questo punto diamo un'occhiata alle dimensioni delle matrici. X è un vettore di dimensione n, quindi è una matrice n per 1, va bene, c ha n colonne e come uscita c è l'uscita, le uscite come le avevamo chiamate? Le uscite erano m mi pare, no l le uscite, quindi l uscite ripetute n volte, quindi questa è una matrice l per n, ln per n. E qui ovviamente ho ln per 1. E dunque per 1 perché? Perché sì, perché sono vettori, y è l per 1, ripetuto n volte viene ln per 1. D'accordo, quindi torna, no, questo è giusto un check di consistenza delle dimensioni delle matrici. Allora, ovviamente siamo alle solite, no? Cioè, quella matrice del sistema è questa, la che viene chiamata matrice di osservabilità. Questa matrice
è la matrice di osservabilità e il sistema ha una soluzione se la matrice di osservabilità ha rango n. Di solito si indica con la lettera O. Nel caso in cui abbia solo un'uscita, la matrice di osservabilità ha dimensioni n per n. Per questo prendo almeno n uscite, perché altrimenti il rango non potrà mai essere uguale a n nel caso in cui ci sia soltanto un'uscita, perché la matrice è troppo piccola, no? Quindi la matrice di osservabilità, schiamo le condizioni, quindi se il rango di O è uguale a n, il sistema è completamente osservabile. Cioè, che cosa vuol dire? Esiste una soluzione. O in realtà è anche unica la soluzione, eh? Una unica soluzione. In questo caso, perché la matrice ha più righe che colonne, no? Quindi se a questo punto esiste una soluzione, la soluzione è unica. Se il rango invece è inferiore a n, il sistema non è completamente osservabile, in realtà è parzialmente osservabile. Ci sono alcuni casi in cui si può ricavare l'ingresso, altri casi in cui non si può ricavare. Quindi la condizione di osservabilità non è soddisfatta, questo vuol dire parzialmente. Quali sono gli stati non osservabili? Torniamo un attimo indietro. Quali sono gli stati non osservabili? Sono quelli per cui non sono quelli che non riesco a ricavare, no? Allora, chiaramente gli stati non osservabili sono quelli che non danno effetto sul termine noto, no? E quindi sono quelli che sono nel nucleo della matrice di osservabilità. D'accordo? Gli stati che sono nel nucleo della matrice di osservabilità non danno effetto sul termine noto, quindi non sono osservabili. Allora, gli stati x che appartengono al kernel della matrice di osservabilità non sono osservabili. Cioè, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se faccio la matrice, se x non è osservabile, non osservabile, allora vale questa condizione qui. Moltiplicati per la matrice di osservabilità fanno 0. Aspettate, vuol dire che non hanno nessun effetto, no? Cioè, se prendo uno stato x qualunque e ci sommo degli stati non osservabili, l'effetto, una volta che moltiplico per la matrice di osservabilità, è uguale, e quindi chiaramente né dagli ingressi né dalle uscite mi posso accorgere della presenza di quegli stati. Anche in quel caso, ripeto, sono stati preoccupanti perché non riesco a conoscerli, non hanno effetti sulle uscite, ma chiaramente
siccome sono io che scelgo le uscite del sistema, possa avere effetti su altre variabili che hanno un effetto, diciamo, sul sistema. Facciamo un esempio banale, no? Se io considero come stato di un motore soltanto la velocità di rotazione, non la temperatura a cui si trova il motore, io posso non avere più nessun controllo sulla temperatura del motore. Che la temperatura, se non la misuro, non misuro le uscite, non ho modo neanche indirettamente di conoscere la temperatura del motore guardando soltanto la velocità di rotazione dell'albero, e questo vuol dire che il sistema di controllo non mi permette di agire né direttamente né indirettamente sulla temperatura, e chiaramente quella è una variabile che, anche se io non ho scelto di non controllare, ma incide sul funzionamento del sistema, perché può raggiungere valori come dire, eccessivi, che portano al danneggiamento permanente del sistema. D'accordo. Dunque, c'è da vedere un altro piccolo aspetto relativo a osservabilità e raggiungibilità, ed è questo. In pratica è possibile fare dei cambi di variabile, delle variabili di stato, in modo da evidenziare esplicitamente una base di stati osservabili, una base di stati non osservabili, oppure una base di stati controllabili e una base di stati non controllabili, d'accordo? In modo da evidenziare le cose direttamente. Vediamo un attimo come si fa il cambiamento di base prima e come si fa la rappresentazione. Quindi, allora, il cambio di base degli stati è una cosa classica, diciamo, di base degli stati. E che cosa facciamo? Abbiamo bisogno di una matrice tipicamente unitaria che mi faccia passare dalla rappresentazione x degli stati alla rappresentazione x'. Quindi questa è la matrice che mi consente di passare da x' a x. La matrice inversa mi permette di fare la trasformazione inversa, quindi di passare da x a x'. E com'è che cambia il sistema? Beh, che è abbastanza facile la cosa. Io, se scrivo l'equazione che determina l'evoluzione del sistema, facendo la sostituzione, cosa ottengo? Ottengo che t per x' di k+1 è uguale ad a per t per x' di k più b di u di k, e qui ho y di k uguale a c per t per x' di k più d per u di k. Quindi posso, una volta scritto così, posso riscrivere il sistema. Se moltiplico il primo termine tutto per t alla meno 1, mi viene una cosa del genere: x' di k più 1 uguale ad a' di x' di k, dove a' è uguale a t alla meno 1 per a per t, okay? Più b' per u di k, dove stavolta b' è t alla meno 1 per b, ok? E l'espressione per le uscite sarà del tipo c' per x' di k, dove il nuovo c' è uguale a t, a c per t, più d per u di k, quello rimane uguale. Quindi, vedete, sono passato dalla descrizione in termini di una base degli stati alla descrizione in termini di un'altra base degli stati, facendo soltanto quella trasformazione delle matrici ABC. Allora, se faccio un cambio di base opportuna, posso andare in, per esempio, quella che si chiama forma standard di raggiungibilità, in cui evidenzio esplicitamente gli stati raggiungibili dagli stati non raggiungibili. Faccio forma standard
di raggiungibilità. Cosa faccio? Scelgo la matrice T in questo modo, prendo un certo numero di colonne che mi rappresentano una base dello spazio raggiungibile. Quindi una base dell'immagine della matrice R e l'altra è una base dello spazio non raggiungibile, quindi complemento al precedente, quindi quello che sta fuori dell'immagine, quindi il nucleo. E a questo punto, se faccio la sostituzione, potete aspettare che cosa ottengo. Ottengo un sistema fatto così. E gli stati, se faccio x uguale a t, se faccio suddivisione, a questo punto al posto di x' posso scrivere x', lo posso scrivere come x1 e x2, e gli stati vengono in questa forma: x di k1, x2 di k2. Posso separare le, sono in una base nuova in cui gli 1 rappresentano gli stati raggiungibili, 2 rappresentano gli stati non raggiungibili, quindi il sistema scrivo l'espressione in questo modo, e le uscite le prendo come prima, ecco le nuove matrici A, B e C, posso rappresentarle in questo modo. Adesso gli X sono separati in una parte raggiungibile e una parte non raggiungibile. Che cosa mi posso aspettare che succeda di quelle matrici? Beh, ovviamente gli stati non raggiungibili, la parte X2, cioè quella composta dagli stati non raggiungibili, mi verrà tale da non essere effettivamente controllata né direttamente né indirettamente dagli ingressi. Quindi nella forma standard di raggiungibilità mi troverei ad avere questa cosa. Se questi sono quelli raggiungibili e questi sono quelli non raggiungibili, mi trovo ad avere che questo termine qui viene 0 perché x2 non vengono direttamente controllati dagli ingressi. E poi mi vengo a trovare anche che questo termine è 0, perché gli x2 non vengono a essere controllati neanche indirettamente dagli ingressi tramite x1. Vedete? Quindi la base dello spazio non raggiungibile me la trovo, gli stati, diciamo, nello spazio non raggiungibile, me li trovo ad essere esplicitati come spazi che evolvono in modo libero, per conto proprio, ma non possono essere né influenzati dagli altri stati raggiungibili, perché in quel caso indirettamente sarebbero controllabili dall'ingresso, né direttamente dagli ingressi. Vedete, alla fine ho un'evoluzione libera degli stati x2 che dipendono soltanto da se stessi agli stati precedenti. D'accordo? Gli stati però non raggiungibili hanno effetto sulle uscite, quindi li vedo in uscita ma non riesco a farci niente. Quindi in una situazione di genere evidenzio in modo esplicito il fatto che ho un problema, perché
devo aggiungere ingressi che siano incisivi, nel senso che riescono a modificare alcuni stati che attualmente non sono in grado di modificare. Nello stesso modo io posso passare a una forma standard di osservabilità, perché se passo ad una rappresentazione degli stati in cui i primi x1 stavolta siano osservabili, quindi i primi x1 siano una base dello spazio, del sottospazio degli stati osservabili, e gli x2 siano invece una base del sottospazio degli stati non osservabili, allora qui che cosa succede? Faccio la solita trasformazione, il sistema mi diventa di nuovo di questo tipo, stavolta però con proprietà diverse. No, mi serve questo per evidenziare che cosa vuol dire. Tipicamente non ce l'ho questa separazione, bisogna che la, come dire, la ottenga facendo una trasformazione opportuna. Allora l'abbiamo scritta così, allora, ricapitoliamo, C11, C12, ecco. Cosa hanno di caratteristica gli stati non raggiungibili? Gli stati non raggiungibili hanno di caratteristica che non non hanno effetti alle uscite, né direttamente né indirettamente. Se non hanno effetti alle uscite, cosa succede? Che chiaramente il termine C12 è nullo, e non solo direttamente non ha effetti alle uscite, ma neanche tramite gli altri stati, quindi anche questo termine deve essere nullo, perché altrimenti lo stato avrebbe un effetto sull'uscita attraverso l'influenza che ha sugli altri stati, okay? Quindi una volta che faccio la divisione mi vengo a trovare quelle due matrici a zero. Cosa vuol dire? Che gli stati x2 sono quindi in principio possono essere controllati dagli ingressi, evolvono in funzione anche degli ingressi che applichiamo, perché l'equazione di stato dipende anche dagli ingressi, dipende anche dagli altri stati, okay? Però non hanno nessun effetto sulle uscite, non li vedo. Quindi è un problema che devo prendere le uscite in modo più appropriato, devo estrarre come uscita un numero maggiore di variabili, oppure variabili più opportune, ce ne possono anche avere tante, ma sono, come dire, non indipendenti, quindi non riesco a avere tutte le informazioni. Allora, per completare, esiste anche una rappresentazione cosiddetta in forma canonica di Kalman, Kalman è una persona che ha lavorato molto sui sistemi lineari, proprietà dei sistemi lineari, no? Probabilmente i risultati più significativi sono i cosiddetti filtri di Kalman, e è conosciuta anche questa forma canonica di Kalman. In quel caso cosa faccio? Ho una trasformazione che mi consente di raggruppare in principio, idealmente in quattro, se esistono, in quattro gruppi differenti. Gruppo non osservabile e raggiungibile, alcuni di questi stati possono essere vuoti, no? Il gruppo osservabile e raggiungibile, non osservabile e non raggiungibile, e gruppo non osservabile, no, mi manca, osservabile e non raggiungibile. Quindi, ovviamente adoperando una matrice T
fatta dalle basi dei quattro sottospazi. No, quindi questo qui sarebbe il NOR, questo sarebbe OR, questo sarebbe NONR e questo sarebbe NO. No, questo sarebbe ONR. Quindi con questa trasformazione arrivo alla cosiddetta forma canonica di Kalman, che ha questa caratteristica. Quindi l'equazione per gli stati è fatta così. Qui lo divido in 4x4 blocchi. Ora però, prima di riempirli, li riempiamo con i numeri giusti, quindi x1 di k, x2 di k, x3. Mi prendo 2 minuti, ma voglio finire questa parte qua. Qui ho 4 blocchi e qui c'è u di k, e qui c'è l'ultimo pezzo, sarà con 4 blocchi, x1 di k, x2 di k, x3 di k e x4 di k, e qui c'è d per u di k. Allora, come abbiamo visto, alcune vanno a 0, e in particolare quali è che vanno a 0? Dunque, allora, abbiamo visto che le cose non raggiungibili, quindi x3 e x4, non dipendono dagli ingressi, quindi hanno questo a 0, sono non raggiungibili, no? E non dipendono neanche dalle altre, quindi sono questi 4 a 0. E questa è la parte non raggiungibile. Bene, uso il rosso per indicare l'effetto non raggiungibile. E i blocchi invece che non sono osservabili non hanno effetto sulle uscite. Quindi se i non osservabili sono 1 e 3, quindi x1 e x3 sono non osservabili, questi vanno a 0, non hanno effetto sulle uscite, e non hanno effetto neanche sugli stati osservabili, quindi x2 e x4 non devo dipendere da x1 e x3. Quindi quegli altri termini vanno a 0. Ok? Invece gli altri blocchi sono diversi, quindi gli altri li devo riempire normalmente. Ecco, nella forma canonica di Kalman uso una rappresentazione di questo tipo e quei blocchi mi devono venire a zero. Chiaramente evidenzio in modo più esplicito le difficoltà, quindi quali sono gli stati non osservabili, quelli che non sono raggiungibili, e poi devo decidere se tutto sommato è una cosa sopportabile oppure è una cosa non sopportabile. Allora, c'è un'ultima cosina che vi lascio giusto per esercizio. Provate a prendere quel sistema, a scrivere la funzione di trasferimento, da ingresso a uscita. Allora, se vedete, nella funzione di trasferimento intervengono soltanto gli stati che sono contemporaneamente raggiungibili e osservabili. Questo è un test che potete fare. Se prendete questo sistema in forma canonica di Kalman e rappresentate la funzione di trasferimento, vedete che il termine di stato che interviene è soltanto il termine A44, che è formato dagli stati sia raggiungibili sia osservabili. Gli altri termini, la funzione di trasferimento non conta niente. Gli altri stati non conta niente. Che vuol dire che, ovviamente, siccome la funzione di trasferimento dipende da cosa prendo come ingresso e cosa prendo come uscita, gli stati che non hanno effetto sull'una o sull'altra non entrano. Ok, stop.